Buongiorno, ben trovati a Mattina 9, avremo una puntata piena di appuntamenti, faremo il focus sulla pandemia con il professor Noschese, vi porteremo gli aggiornamenti anche in tema vaccini, parleremo ancora di spettacolo, un teatro che comunque non si ferma e prosegue anche online e tra poco avremo anche in collegamento il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, con il quale affronteremo i temi della città e non solo, ma entriamo nel vivo della nostra mattinata e vi introduciamo uno dei più importanti poeti della lingua italiana e per l'appunto a 700 anni dalla morte del sommo poeta lo spettacolo teatrale L'Inferno di Dante nelle grotte di Castelcivita che da anni unisce tra l'altro arte e didattica per le scuole campane si trasforma in un webinar e si propone il medesimo obiettivo ovvero far conoscere ai giovani l'importanza che ha avuto e che oggi ha appunto il grandissimo poeta Dante Alighieri, ma questo attraverso il teatro. A presentarci questa splendida iniziativa con in collegamento Domenico Corrado, regista per l'appunto dello spettacolo. Salve, buongiorno, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi e buongiorno a tutti i telespettatori. Dunque, a 700 anni di distanza dalla nascita, anche Dante diventa in realtà protagonista online, ma il risultato comunque è imperdibile, non da perdere. Qual è la novità? Dunque, la novità è purtroppo abbiamo dovuto fare di necessità virtù, per cui abbiamo realizzato anche grazie alla vostra regista Giada De Gregorio che saluto e ringrazio, abbiamo realizzato la versione filmica dello spettacolo che noi facciamo, per cui entriamo nelle grotte in compagnia di Dante e di Virgilio e attraversiamo questo chilometro e mezzo delle grotte dove man mano incontriamo i vari personaggi della prima cantica dell'Inferno. Con questi personaggi Dante e Virgilio interagiscono in modo da restituire l'idea del viaggio nell'immaginario dantesco. E devo dire che la cosa ha sorpreso soprattutto noi perché non ci aspettavamo una adesione così massiccia. Anche perché il viaggio è sempre qualcosa di molto affascinante, tra l'altro ecco, ripercorrere nell'immaginario dei ragazzi quale l'importanza che ha avuto il viaggio per Dante nell'Inferno è un qualcosa sicuramente di imperdibile. Le chiedo gentilmente di restare in collegamento perché abbiamo con noi il sindaco di Napoli, De Magistris, torno da lei tra pochissimo. Dunque, buongiorno al sindaco di Napoli, salve, ben trovato. Buongiorno. Senta, sindaco. Molto male, si sente molto lontano, sento molto male. Provo ad alzare la voce. Allora, la situazione legata alla pandemia continua ad essere all'ordine del giorno, c'è tra l'altro la sospensione di AstraZeneca, qual è la sua impressione su quanto sta accadendo in questi giorni? Dovete un po' aggiustare l'audio perché diciamo è pessimo, comunque compreso in qualche modo la domanda. La situazione è di assoluta incertezza da un punto di vista nazionale ed internazionale con riferimento al ritiro dell'AstraZeneca dalla somministrazione. Adesso tutti quanti sono in attesa della decisione che verrà presa domani dai vertici preposti a questo. Ci auguriamo che arrivi una risposta più rassicurante perché nessuno offre una parola di chiarezza e quindi questo complica la situazione perché le persone da una parte sono preoccupate di contrarre il virus che cresce, i morti di ieri sono oltre 500, dall'altro c'è una campagna vaccinale che suscita comunque fiducia, in alcuni anche come dire, e ottimismo forte che si stia per uscire dalla pandemia e da un giorno all'altro, anzi un giorno ritirano, poi revocano il ritiro, poi ritirano un'altra volta, poi ti dicono che non si sa qual è la situazione, ci auguriamo che possa arrivare una risposta certa perché il vaccino sembrerebbe l'unico modo per uscire da questa tragedia e quindi aspettiamo che gli organi istituzionali tecnici e scientifici e non politici
tecnici diano una parola, quindi la scienza, la ricerca, la medicina, dia una parola rassicurante alla popolazione, fermo restando che insegna la storia dei vaccini che qualche controindicazione, qualche effetto collaterale, soprattutto se si va a numeri di milioni e milioni, il mondo intero che si vaccina, non possiamo pensare che non ci siano, purtroppo, questo ce lo insegna la scienza, dei casi che possono essere anche molto gravi e alcune volte addirittura mortali. Sindaco, fa recuperare fiducia alla popolazione, secondo lei, è quello che ha detto tra l'altro testé, sarà difficile, ecco, dopo questo stop? No, io penso che invece si può riacquistare fiducia, forse anche più di prima, purché ci sia chiari su questo, cioè non può esistere che il governo, ad esempio, un giorno dica non vi preoccupate cittadini italiani, l'AstraZeneca è sicura, poi c'è stato un morto, sarà la magistratura a verificare, ma state tranquilli, andate a fare il vaccino con tranquillità perché non c'è nessun motivo di preoccupazione, non c'è motivo perché si sequestri e si interrompino i vaccini, e il giorno dopo queste dichiarazioni i vaccini vengono ritirati cautelativamente e temporaneamente dal mercato. Ecco, questo poi dimostra sfiducia nei confronti del governo, cioè sfiducia nei confronti di chi dovrebbe rassicurare. Allora forse adesso è venuto il momento che la rassicurazione venga domani, dopodomani, dagli organi scientifici, dagli organi sanitari, dagli organi preposti al controllo dei farmaci e magari da parte del Presidente del Consiglio, che a nome di tutto il governo, rappresentando l'unità del governo nazionale, dica agli italiani che possono tranquillamente, ce lo auguriamo tutti, riprendere con le cautele necessarie, che sono sotto il controllo dei medici, se alcuni hanno delle patologie, alcuni devono magari prendere un vaccino invece che l'altro, fare una verifica attenta, e tutti quanti ci andremo, come giusto che sia, secondo me, a vaccinare. Collegandomi su quanto da lei detto per quanto riguarda il Premier, ecco, occorrerebbe un chiarimento da parte del governo. C'è, cioè, a tal proposito, sindaco, ci sono le prime critiche mosse a un Draghi troppo silenzioso, quasi agli antipodi rispetto a Conte. Purtroppo. Io non la sento, cioè, mi dispiace, dicevo, di un Draghi probabilmente troppo silenzioso rispetto ad un Conte agli antipodi per quanto riguarda un chiarimento maggiore nei riguardi appunto della cittadinanza su quanto sta avvenendo. Guardi, io non è che devo fare una valutazione non ci mancherebbe altro, sulle condotte di un Presidente del Consiglio piuttosto che un altro. Io parlo da italiano, da cittadino, da uomo delle istituzioni, da sindaco. Bisogna parlare con chiarezza. Cioè, la gente è in questo momento disorientata, è fiaccata psicologicamente, non solo psicologicamente, anche economicamente, socialmente, dal punto di vista di salute, da questa pandemia, perché la pandemia ha prodotto oltre 100.000 morti, ma ci sono tante persone che stanno morendo perché non si possono più curare, alcune malattie non vengono più curate, cioè c'è una situazione, per non parlare del quadro economico, se c'è incertezza pure sui vaccini, allora che ci sia una incertezza fisiologica sugli effetti, quello più o meno lo sappiamo. Evitiamo però, silenzi, decisioni discordanti, mancanza di puntualità e di chiarezza. Adesso aspettiamo domani, perché mi sembra che domani è la giornata, se ho capito bene, in cui ci saranno delle verifiche, degli approfondimenti. Poi a quel punto chi ha la responsabilità pro tempore di governare il Paese e che quindi ha proclamato anche l'emergenza nazionale sanitaria, quindi il governo nella sua massima espressione, dica agli italiani che ci si può andare con tranquillità a vaccinare. Questo credo sia la cosa importante, perché senza vaccini credo che noi non ne usciamo, e vediamo che sta accadendo negli Stati Uniti. Se ascoltiamo il presidente Biden, ha detto che per maggio tutti gli americani che lo vorranno al di sopra di 18 anni saranno vaccinati. Noi stiamo al 2%, 2,5% della popolazione che è stata vaccinata. Cioè noi penso che se continuiamo così andiamo al maggio del 2022 per avere la vaccinazione di massa. Intanto la crisi economica si amplia, sindaco, le proteste da parte delle categorie. Sì, la situazione economica peggiora di giorno in giorno, non sono più sufficienti i ristori della prima ora, ristori lenti, inadeguati, farraginosi, ristori, compensazioni, risarcimenti, come lo vogliamo chiamare, che non arrivano proprio. Tra l'altro ad alcune categorie che ancora non sono mappate, non sono individuate. Io credo che stiamo adesso
al giro di boa, visto che è finita anche la Coppa America nel New Zealand, cioè siamo praticamente nel giro di boa finale, adesso si diano risposte forti, convincenti, autorevoli da parte di un governo che è cambiato evidentemente anche per dare risposte, questo è stato detto, no? Risposte più rapide sulle vaccinazioni, per ora non ci sono state, anzi abbiamo addirittura un sequestro in atto, velocizzazione del recovery fund, finora non c'è stato, però diamo tempo al governo, un miglioramento nell'attività dei ristori, diamo tempo perché non è un governo in 20 giorni, in un mese può fare miracoli, però gli italiani adesso attendono concretezza, attendono fatti, perché veramente stiamo tutti quanti allo stremo. E non ho citato gli enti locali perché sennò può sembrare che stia giocando una partita di interesse in quanto sindaco, ma gli enti locali ormai stanno allo stremo, e se gli enti locali stanno allo stremo non possono garantire i servizi ai cittadini, non è l'ente locale in quanto tale, il sindaco in quanto persona fisica. Se noi siamo allo stremo economicamente, c'è un crollo ulteriore di una serie di servizi che non fanno poi riprendere l'economia, non fanno riprendere la vita con la qualità che tutti quanti si aspetta. Intanto, sindaco, la nuova nomina di Enrico Letta quale nuovo segretario del partito del PD cambieranno gli scenari politici in occasione delle prossime amministrative, ma soprattutto anche in considerazione dei rapporti tra Letta e De Luca? Guardi, questo non, anche qui dobbiamo dare del tempo. Il segretario Enrico Letta, che saluto e cui auguro buon lavoro, ovviamente si è insediato da pochi giorni, ha una serie di dossier dedicati politicamente parlando da affrontare, innanzitutto il governo, le cose di cui abbiamo parlato, un paese piegato da un punto di vista economico e sociale, una campagna di vaccinazioni che arranca, il PD faceva parte ai vertici sia del Conte 2 sia adesso del governo Draghi, quindi ovviamente deve dare delle risposte. Sicuramente le amministrative, le regionali in Calabria rappresentano altri passaggi politici particolarmente delicati, soprattutto poi deve dare risposta a quella che è la denuncia di Zingaretti, non ce lo dimentichiamo, perché il segretario nazionale uscente del PD, che è stato segretario per tanto tempo, ha detto del suo partito che si occupa più che dell'interesse generale delle poltrone, quindi credo che Letta ha parecchi temi da affrontare. Sulle amministrative non so se cambierà qualcosa, staremo a vedere, insomma diamogli il tempo di affrontare i nodi delle elezioni amministrative nelle grandi città e anche nei comuni più piccoli, e vediamo quale sarà la posizione del Partito Democratico. Grazie sindaco, la ringrazio della disponibilità, le auguriamo una buona giornata. Anche a lei, grazie. Grazie a sindaco di Napoli Luigi De Magistris per essere stato con noi. Tra pochissimo noi riprendiamo con l'inferno di Dante nelle grotte di Castelcivita e naturalmente tutto ciò che bisogna scoprire all'interno di queste grotte, all'interno di questo viaggio magnifico, qual è l'inferno dantesco, ma soprattutto cos'è che possiamo ancora apprendere oggi nel 2021 attraverso il sommo poeta Dante, lo scopriamo tra pochissimo, restate con Mattina 9, pubblicità.
L'inferno di Dante nelle grotte di Castelcivita, del regista, con il regista dello spettacolo Domenico Corrado. Noi ne vediamo un piccolo estratto, godiamocelo. O anima cortese mantoana, di cui la fama ancor nel mondo dura e durerà quanto il mondo lontana. L'amico mio, e non dell'avventura, nella diserta piaggia è impedito, sì nel cammin che voltè per paura, e temo che non sia già sì smarrito ch'io mi sia tardi al soccorso levata, per quel che ho di lui nel cielo udito. Or movi, e con la tua parola ornata, e con ciò che a mestiera al suo campare, l'aiuta, sicch'io ne sia consolata. Sempre un fascino unico le terzine dantesche. Questo estratto riprende l'incontro di Beatrice e Dante, ma c'è ancora tanto da mostrare e da vedere attraverso questo webinar. Sì, assolutissimamente sì. Lo spettacolo dura circa un'ora e mezza, le grotte misurano circa 1,5 km, i personaggi sono circa 15 personaggi, e quindi, come dire, c'è tanto da vedere, c'è veramente tanto da vedere in questo spettacolo, tanto da sentire e tanto da conoscere. Tanto da sentire e da conoscere. Vediamo ancora delle immagini a supporto. Possiamo dire che la location, le grotte di Castelcivita, restituiscono davvero un immaginario, possiamo dire, ideale, quale quello dell'inferno dantesco. Quindi l'ambientazione, possiamo dire, sia totalmente ad hoc. Assolutissimamente sì, l'idea di entrare nel ventre della terra con l'immaginario ti porta immediatamente a pensare che stai scendendo negli inferi. La spettacolarizzazione del racconto in forma educativa può essere, ecco, uno strumento ideale per far conoscere ai giovanissimi Dante, oggi ancora importante perché padre della lingua italiana, ma soprattutto per fare in modo che i ragazzi amino questo sommo poeta. Guarda, il complimento più bello che noi abbiamo ricevuto in 15 anni di rappresentazione è stato proprio questo, quello di una insegnante la quale ci ha detto: se noi fossimo in grado di spiegare l'inferno come voi lo rappresentate, probabilmente i ragazzi non lo odierebbero. È uno strumento di valorizzazione dell'opera di Dante incredibile, la rappresentazione che noi mettiamo in scena, perché associa i versi alla descrizione e all'ambiente, e quindi i ragazzi sostanzialmente ne sono affascinati, e molti di questi sostanzialmente attraverso questo spettacolo poi si appassionano per lo studio. Certo, noi non abbiamo la pretesa di essere esaustivi sulla cantica di Dante, ma sicuramente stimoliamo la curiosità e la fantasia. Questo è quello che avviene con questo webinar, perché alla fine dello spettacolo noi siamo subissati dalle domande che ci fanno i ragazzi rispetto al perché, al come, al quando, ai personaggi che abbiamo incontrato. Ai personaggi che realmente esistiti, ma personaggi che in realtà sono esistiti comunque nella nostra tradizione storica, e veramente partiamo agli albori con un Virgilio naturalmente che diventa questo padre guida e che permette di capire quali sono gli errori commessi appunto dagli uomini. Le chiedo però perché è così importante per i ragazzi oggi conoscere una figura così importante, qual è stata Dante per la storia italiana? Allora, Dante è il padre della lingua italiana, ma tutto ciò che è stato scritto dal 300 ad oggi ha in un certo senso attinenza con l'opera di Dante. Basta pensare, io dico sempre questo: Dante non ha scritto l'inferno perché l'inferno esiste, ma perché da quel momento l'inferno esista. C'è un piccolo problema tecnico, quindi cerchiamo di ripristinare, vi chiediamo scusa naturalmente, e tutto ciò che è tutt'oggi polarizzata dalla pandemia, anche questi collegamenti vi domandiamo scusa. Intanto un'opera che permette di educare alla
cultura, ancora una volta, ma come attraverso il teatro. Un'operazione questa volta che avviene attraverso il webinar. Vi abbiamo dato dimostrazione di alcune immagini a supporto grazie alla nostra regista Giada De Gregorio, e colgo l'occasione per salutarla e per far comprendere l'importanza di un poeta italiano, importante per quanto riguarda la storia della nostra letteratura italiana, ma soprattutto per far comprenderlo ai ragazzi, per fare in modo che loro possano appassionarsi ad un autore attraverso anche un linguaggio totalmente diverso. Abbiamo potuto notare come le terzine dantesche siano utilizzate non solo per fare teatro all'interno di queste grotte, quindi uno scenario ideale sicuramente per rappresentare Dante, ma attraverso anche il cantato, quindi a metà tra recitazione e metà naturalmente quella che può essere una strofa cantata. Cercheremo di comprendere quali possano essere gli altri personaggi che possono per l'appunto affascinare i giovani ragazzi. Ricordiamo che con Dante abbiamo le cantiche dell'inferno, il purgatorio e il paradiso. Naturalmente con il regista Corrado ci soffermiamo all'inferno. Chissà se ci sia poi la volontà poi di proseguire, perché c'era comunque l'intorno di Beatrice, ma vi vogliamo mostrare appunto un altro estratto che è di una poesia unica. Vediamolo insieme, l'incontro di Paolo e Francesca. E noi rinnoviamo dunque l'appuntamento imperdibile su webinar di questo spettacolo teatrale titolato L'Inferno di Dante nelle grotte di Castel Civita. Ringraziamo il regista Domenico Corrado per avercelo presentato e noi cambiamo adesso argomento. E in realtà restiamo in tema teatrale, però puntiamo su un aspetto particolare, ovvero la comicità. E sì, perché la comicità è uno strumento che ci accompagna oramai tutti i giorni sui social network, soprattutto in questo periodo annuale, in questo anno davvero sconfortante causato dalla pandemia, e che è divenuto appunto un'ancora di salvezza contro la negatività della stessa. E da pochi giorni è stato riportato un report fatto dall'Osservatorio sulla comicità del Premio Massimo Troisi di San Giorgio a Cremano, che ha studiato l'andamento delle performance dei comici sui social network. E di questo ne parliamo oggi con Annibale Elia, linguista e professore emerito della Università degli Studi di Salerno. Buongiorno professore, ben trovato. Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui con noi professore. E insieme a lei ci sono anche gli Arteteca, Enzo e Monica, buongiorno. Ciao, buongiorno. Loro si sono piazzati nella top 10 di questa speciale classifica. Complimenti innanzitutto. Grazie, grazie anche al professore per aver fatto questa ricerca. Dunque, una ricerca, un report, quindi, che permette di valutare l'osservatorio comico sull'aspetto della comicità. Insomma, partirei col chiedere quali sono i risultati, professore, del primo report dell'osservatorio sulla comicità. Sappiamo che l'attore comico che ha fatto più ridere negli ultimi, insomma, gli italiani sui social è stato Pintus. Allora, innanzitutto grazie a tutti voi e tanti cari saluti ai nostri Arteteca. E diciamo che innanzitutto una piccola premessa: quello che è importante è che noi riusciamo a fare di questo osservatorio uno strumento scientifico e democratico, soprattutto perché ormai nel web c'è una condivisione continua da parte degli utenti. E quindi
soprattutto i giovani che usano i cellulari, riescono a condividere con una certa frequenza i loro sentimenti, le loro opinioni, e grazie a questo noi possiamo individuare, grazie a degli strumenti che abbiamo elaborato nella società Teut, che sono dizionari elettronici, grammatiche, software, insomma tutta una serie di strumenti, possiamo avere delle valutazioni automatiche che poi vanno lette e interpretate e che producono il report. Vi faccio un esempio concreto. Gli Artetica si situano non solo tra i top 10, ma prima di Enrico Bignano e prima di Figarra e Pigone. Cioè, voglio dire, stanno in una compagnia molto interessante, dove ovviamente, ma per ragioni potremmo dire derivanti dal cinema e soprattutto e un po' anche dalla televisione, dove il top è Checco Zalone, anche se dal punto di vista social potremmo dire che il gruppo degli Artetica ha maggiore coinvolgimento, perché tecnicamente noi analizziamo quello che si chiama engagement, e cioè il coinvolgimento, quanto sono capaci di coinvolgere gli utenti i nostri personaggi comici. Questa è un'analisi che tra pochi giorni avremo la trimestrale, perché noi abbiamo fatto un'analisi di tutto il 2020, un anno terribile che è l'anno del lockdown e della pandemia. E adesso vedremo i prossimi 3 mesi, non lo sappiamo ancora. In attesa di conoscere questi dati. In attesa di conoscere questi dati. E adesso che succede? Che noi però ogni mese facciamo un rilevamento esclusivamente per tutti gli utenti che hanno desiderio di comunicare che si stanno divertendo. E quello che succede è che i giovani che si divertono con cose molto piccole, molto brevi, addirittura con i meme, cioè con delle immagini in cui ci sono delle battute. E quello che io vorrei sottolineare è che Pintus, per esempio, perché si è collocato molto in alto, questo comico triestino? Perché lui, durante questo periodo pandemico, fa delle battute comiche, tristi però, perché sono tutte riferite ai DPCM, al fatto di non muoversi, e tutta questa nostra condizione sociale. D'altra parte, per esempio, io ricordo bene che già nel 2019 abbiamo individuato la fortissima presenza degli Artetica, che hanno avuto la capacità di coinvolgere nelle trasmissioni di Made in Sud, e si sono piazzati appunto si sono piazzati nella top 10. E vorrei proprio chiedere loro a questo punto qual è il loro umore da questo punto di vista, ma soprattutto parliamo di comicità, e quindi vi chiedo, Monica, a te chiedo, come è cambiata la comicità in questi ultimi anni, soprattutto con l'utilizzo per l'appunto dei social network? Vabbè, è semplice, il professore ha detto che alla gente fanno ridere le cose piccole. La prima cosa piccola che sono avanti... Voglio essere io il primo allora. Perché è benissimo, è tutto vero. Noi, e queste cose è bene saperle, e ancora meglio se riusciamo a saperle trimestralmente, mensilmente, di modo che noi ci adeguiamo. Sì, no, ma professore, ci dica dove abita, magari veniamo a casa, ci facciamo una chiacchierata da vicino, magari riusciamo a salire di classifica. Sì. Dobbiamo toccare i vertici. Prego, professore. Vi posso dire una cosa, quello che è importante è che voi vi muovete molto nel tema che noi abbiamo definito società, e cioè famiglia, rapporti familiari, mamme, figli, coppie sposate, cioè questo è un tema molto caro agli utenti e che fa anche molto ridere. L'aspetto sociale, professore, è proprio di questo che vorrei anche parlare con lei, e poi rivolgermi anche a Monica ed Enzo, perché nella top 10 in realtà troviamo molti artisti del sud, non solo gli Artetica, ma anche Ede Giacal, l'intramontabile Nino Frassica. È come se il sud, o meglio quella comicità meridionale, colpisse veramente il cuore di tutti, l'emozione di tutti. Assolutamente, e infatti i nostri strumenti, che non fanno solo analisi quantitative, cioè un po' di più, un po' di meno, no,
riusciamo ad analizzare la qualità delle emozioni, quello che si chiama tecnicamente il tono della voce. Ora, per esempio, noi osserviamo che ci sono delle emozioni come la gioia, che passa attraverso l'ironia. E poi abbiamo, faccio subito un discorso banale, tutti i temi della politica e dell'economia sono molto spesso caratterizzati da rabbia e disgusto. Quindi in un qualche modo c'è questo desiderio di entrare nel vivo della vita quotidiana e di sorridere ed e di prendere che, le esatto, cose esatto, è quello con che in leggerezza. Realtà fanno Enzo e Monica, riuscire a prendere le cose con leggerezza, Enzo, e riportare sì. In realtà tratti della vita quotidiana. Ma assolutamente, è quello che, in cui riusciamo meglio, diciamo che anche per delle difficoltà personali non riuscire a parlare bene di politica, quindi evito il discorso di parlare della politica, cioè entriamo... Ma per un fatto di ignoranza proprio. Cioè, sto ammettendo la mia ignoranza, invece ci risulta... Ma quello sfratto là dietro lo potevi togliere. Sì, chiedo scusa per la scenografia e che sta facendo uno sfratto, si vede... E quindi... Cioè, proprio c'è il libro dietro, sì, è bellissima quella scenografia che avete alle spalle. Ma Monica, è più difficile far ridere un pubblico sui social oppure catturare appunto un applauso e comunque le risate di un pubblico che si trova all'interno del teatro? Guarda, per noi è assolutamente più appagante sentire le risate e gli applausi del pubblico dal vivo, perché veniamo da là e perché ci manca tanto in questo momento, diciamolo. Per noi i social sono un modo per mantenere vivo il nostro lavoro, che oltre ad essere un lavoro è una passione, per condividere quello che accade nella vita reale con la gente e per sentirli vicini, e anche perché, diciamo la verità, fa bene sia a noi che a loro in questo periodo. Cioè, molte persone ci fermano e ci dicono grazie per questo periodo, mi state tenendo compagnia, mi state facendo distrarre, mi state facendo fare quella risata che magari a volte manca. Come e sta... fa bene a noi, devo dire. Come hai toccato, Monica, un aspetto importante, Enzo, come state vivendo questo momento di stop? Giustamente Monica fa notare quanto manca l'esibizione dal vivo, in realtà manca anche a noi spettatori, però come si vive questo momento di stop? Ecco, riuscite a realizzare questi sketch? Dove parte l'idea? Diventa spontanea fra di voi perché siete comunque una coppia affiatata e nella vita e sul lavoro anche? Allora, ecco, il web in questo caso è stato terapeutico, perché la mancanza del live, poi abbiamo sopperito a questa mancanza impegnandoci un po' di più social. Prima il professore ha detto che è stato un anno terribile, e infatti in questo studio che ha fatto l'Università di Salerno, la cosa bella è che noi siamo risultati da quelli che comunque hanno fatto ridere la gente, che è una cosa che ci appaga di più, nel periodo forse più nero degli ultimi decenni, e questo è ancora più bello. Scusami, io non parlo molto bene di queste cose sociologiche, la laureata in sociologia è lei, ecco. non si spiega ancora questa cosa della laurea, questo dobbiamo aggiornare un po', questa, cioè il sistema scolastico italiano non è proprio ancora all'altezza, perché laureare è una cosa, non è che proprio dobbiamo lavorare un po'. Professore, volevo aggiungere una cosa e darvi anche un consiglio. Allora, giustamente la conduttrice ci ha ricordato come ci sia una bella partecipazione dei comici del sud che dividono in pratica tutta la piazza insieme anche per esempio Aldo, Giovanni e Giacomo. Quindi se noi abbiamo Id Jackal, Casa Surace, Artetica, dall'altra parte ci abbiamo la Littizzetto, abbiamo Pintus, abbiamo Aldo, Giovanni e Giacomo. Voglio dire, quello che è un fenomeno che abbiamo osservato veramente qualche giorno fa, no? È che i vostri colleghi Casa Surace hanno provato un esperimento insieme con un gruppo di comici di Varese che si chiamano i Pantellas, e hanno fatto dei video in cui c'è il nord e il sud, cioè come si reagisce al nord quando fa troppo caldo e la nonna cucina e come si reagisce al nord nella stessa situazione. Ecco, diciamo, questo è un esperimento. Mi sembra che però loro l'abbiano fatto all'interno proprio della coppia.
Sì. Perché lei è di Varese. Sì. Monica Denso. In realtà è un cliché che quindi... già avete riportato. Intanto volevo chiedere proprio a loro, voi comunque non vi fermate, realizzate sempre degli sketch o comunque dei momenti di vita quotidiana utilizzando la comicità e appunto tenendo compagnia al pubblico sui social. Intanto siete protagonisti proprio da ieri di un format in onda sulla 5 Pizza Girls. E che cosa vi sentite di dire? Di cosa si tratta? Da lunedì a venerdì alle 11.50 sulla 5. È un format interessante perché in realtà le pizzaiole sono tutte donne. E io sono molto pro donna, sono molto girl power. Non si è capito che ci faccio quel programma, però sarà una settimana, poi passa. Settimana, in questa settimana ci volete fare concorrenza. Ah, è lo stesso orario? È lo stesso orario. No, però guarda, dura 8 minuti. Ah, quindi possiamo, allora 8 minuti possiamo slittare e poi ritorniamo qui. C'è l'altro, però... poi magari ritorniamo da te la settimana dopo. Esatto, poi ritornate qui con quella presentazione perché ci sono delle pizze che presentate. Tra l'altro, ecco, c'è qualcosa di buono e magari poi lo condividiamo insieme. No, noi, una volta la faccio io la pizza, una volta la fa Enzo, sotto i consigli naturalmente della pizzaiola che tra l'altro è del nord. E quindi l'Italia che si unisce. Grazie. Allora dobbiamo dire alla Teut di andare un po' a fare l'analisi di questa trasmissione, così vediamo come va. Sì, prof, noi aspettiamo qui in studio, ci aspettiamo anche in Semmonica. Complimenti davvero, perché la vostra comicità è davvero imperdibile e fa compagnia davvero a tutti quanti noi. Complimenti di cuore, grazie a professore Annibale Elia e grazie agli Artetica Enzo, Monica ed Enzo. Un bacio. Grazie a voi, grazie al professore, arrivederci. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con Mattina 9. Ok. Il teatro in un libro, grazie alla trasposizione di due commedie, così titolato, Due commedie di Anna Di Meglio, ed è l'ultima opera della scrittrice, attrice, nonché regista teatrale, che porta per iscritto due opere teatrali, quali Natale e Pasqua e Quasi quasi Momo Navaga, di cui parleremo proprio con lei che è in collegamento. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a tutti. Dunque, l'idea di riportare per iscritto queste due opere teatrali? Allora, io l'ho rappresentata pure in teatro e l'idea è quella proprio di divulgare questo teatro che è un collage tra il teatro tradizionale e quello moderno. In effetti è la vita che viviamo, il quotidiano. Natale e Pasqua è la storia di due famiglie che si incontrano, ecco, si incontrano e che poi hanno tutte le loro vicissitudini, eccetera, e quindi alla fine poi non dedicano il tempo necessario poi ai propri figli e poi alla fine si rendono conto che quello che era importante era invece proprio dedicarsi alla famiglia e ai figli. Sono presi tra di loro, insomma, sono commedie divertenti e nello stesso tempo hanno dei contenuti nel sociale, fanno riflettere molto, sia Natale e Pasqua che quasi quasi non ve ne va. E questo è il minimo questo è il minimo comune denominatore, nel senso che lo spunto riflessivo. Sì, riflessivo, però fatto anche in un modo comico, nel senso che comunque non è che sono poi due commedie, diciamo, che magari ci si stanca di vederle perché sono troppo seriose. Ci sono dei monologhi, ci sono delle riflessioni, però ci sono anche degli spunti divertenti. Sono commedie che possono essere adattate anche a fare, non so, la sceneggiatura di un film. Io ho vinto il primo premio di sceneggiatura teatrale a Roma nel 2000, con altre commedie. Il mio stile è questo qua, è sempre stato questo, mi sono sempre proposta come espressione autonoma di fare teatro. Senta, è un teatro moderno, un teatro diverso, insomma. E ho avuto anche tanti riscontri sì, da parte del pubblico, della critica, dei giornali, insomma tanto. Quindi quello che mi interessava era comunque far conoscere questo vissuto teatrale, quest'arte che comunque va tramandata, va rispettata, va amata. Insomma, senta, giustamente lo dice lei, un vissuto teatrale che deve essere rispettato, amato, ma soprattutto trasmesso. Ma come si può trasmettere all'interno delle pagine di un libro quell'aura magica di una rappresentazione teatrale che tra l'altro attraverso lei e da lei e attraverso i spettacoli da lei messi in scena ha ricevuto e ottenuto tantissimi riconoscimenti? Sì. È la scelta comunque della musica adatta, è la scelta di personaggi, è quello che bisogna dire proprio che è interiore, con l'enfasi come viene detto, che è importante per arrivare proprio al pubblico. Questi sono, cioè non so, per esempio, io ho estrapolato un pezzettino qui di uno dei due testi, che è quello di quasi quasi come ne vado, dove tutti se ne vogliono appunto andare da questa famiglia, ma poi tutti ritornano perché alla fine la famiglia è quella che conta. La famiglia è il luogo di sempre, il luogo di pace, il luogo che... Quindi quello che se ne vuole andare perché vuole fare teatro, quello che se ne vuole andare perché è insoddisfatta, perché chissà cosa vorrebbe dalla vita, poi anche la stessa madre che se ne vuole andare, i figli cresciuti, dice non servo più a niente, che ci sto a fare qua, e poi invece poi alla fine si ritrovano tutti di nuovo per... uniti, insomma. Personaggi che vivono il loro cambiamento interiore e quindi non personaggi monolitici, ma che comunque seguono un percorso dinamico di interiorità per l'appunto, e che possa essere di grande monito, ma soprattutto di riferimento per noi lettori. Io la ringrazio. Possiamo rivedere gentilmente con l'asilio della nostra regista Giada Gregorio l'immagine di copertina, due commedie di Anna Di Meglio, ed è per l'appunto l'ultima opera della scrittrice, attrice e regista teatrale Anna Di Meglio, oggi qui con noi. Senta, ma lei si sente più scrittrice, attrice o regista teatrale? Qual è la veste che più la rappresenta? È un collage, un mix di tante cose, perché io vengo da una famiglia di attori. Mia cugina era Lucia Ragni, l'ultimo grande Pulcinella napoletano era parente da parte di mia nonna, Mascagni era parente pure. Infatti i miei due figli sono musicisti. Beh, complimenti, l'arte che vive, l'arte che si fa, ma soprattutto l'arte che si può raccontare. Oggi abbiamo avuto il piacere di raccontare parte della sua vita al nostro pubblico mattonito. Complimenti.
Grazie, presto, grazie a voi. A presto nei nostri studi televisivi. Dunque, torna quest'anno un'iniziativa molto importante, vi chiedo di prestare attenzione alla medesima, l'iniziativa Le Uova di Pasqua dell'AIL, ovvero l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mielomi, ed è un progetto semplice ma soprattutto importante per salvare la vita di numerosi pazienti, ma soprattutto continuare a finanziare la ricerca per salvare la vita di numerosi pazienti, e una ricerca che per l'appunto nel corso degli anni ha fatto passi da gigante attraverso numerose donazioni volontarie, ma non bisogna abbassare la guardia. A presentarci questa meravigliosa iniziativa c'è Andrea Camera, vicepresidente AIL Napoli. Buongiorno. Buongiorno. Grazie a lei. Abbiamo tre date importanti, il 19, il 20 e il 21 marzo, in tutta Italia vi sarà questa manifestazione per raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori al sangue. Dove potremo trovare le uova di Pasqua AIL di cui stiamo vedendo le immagini a supporto? Sì, purtroppo quest'anno, come lo scorso anno, non è possibile fare la manifestazione in piazza che ci contraddistingue, e le uova possono essere ordinate sul sito del AIL Napoli, www.ailnapoli.it, lo staff di AIL Napoli le potrà recapitare a domicilio, oppure possono essere ritirate nella nostra sede dopo prenotazione. L'offerta minima è di 12 euro per quanto riguarda il ritiro in sede e di 15 euro per quanto riguarda la consegna a domicilio. In che modo possiamo, in che modo noi contribuiremo ad aiutare l'AIL acquistando un uovo di Pasqua? L'AIL Napoli ha in fieri una serie di progetti che, nonostante la problematica Covid-19, non si sono fermati, che sono fondamentalmente l'assistenza domiciliare ai pazienti ematologici, l'assistenza ai pazienti e alle famiglie indigenti e l'assistenza psicologica. Tutto quello che è stato possibile realizzare mantenendo le regole della distanza e della sicurezza è, diciamo, attualmente ancora in vigore, per cui la vostra solidarietà è assolutamente importante e sarà incisiva per i mesi a venire. Senta, c'è uno slogan su cui vorrei soffermarmi con lei, che fa parte dell'iniziativa: ogni uovo costituisce un sogno, ovvero quello di tantissimi pazienti che hanno bisogno davvero di poco per tornare a sorridere, ma soprattutto per avere quella speranza nel cuore affinché la ricerca possa fare ancora altri passi da giganti. Noi abbiamo bisogno un po' dappertutto, ma in particolare anche in Campania, di una migliore interazione fra centri, di una migliore possibilità di eventuale scambio di pazienti quando qualche centro non può, per una serie di motivi tecnici e organizzativi, non può occuparsi praticamente di qualche paziente particolare. Abbiamo bisogno di migliorare in Campania l'attività trapiantologica di cellule staminali, e quindi l'AIL sostiene queste attività, per esempio attraverso le case AIL, sostiene questa possibilità di interazione attraverso il supporto economico per coprire un supporto economico importante, un supporto che dovrà restituirci il nostro pubblico da casa. Se possiamo velocemente rivedere l'immagine a supporto per contribuire anche tutti noi e per portare avanti la battaglia dell'AIL acquistando per l'appunto un uovo di Pasqua, 19, 20 e 21 marzo, le date importanti. La campagna è già attiva e proseguirà fino al giorno prima di Pasqua, quindi non è localizzata solo al 10, al 20 e al 21. Grazie Andrea Camera, vicepresidente AIL Napoli, pubblicità. Grazie a voi.
focus sulla pandemia, ma anche sulla situazione sanitaria attuale in compagnia oggi di una grande eccellenza del nostro paese, il dottor Giuseppe Noschese, presidente IDMA, International Disaster Medicine Association. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a lei. Senta, innanzitutto volevo chiederle l'importanza, ma soprattutto il ruolo che riveste oggi l'IDMA. È un ruolo molto importante perché è un'associazione scientifica che è finalizzata con le sue attività a formare personale medico e paramedico nel momento in cui è necessario intervenire in caso di disastri. Lo ricordo a me stesso, i disastri possono essere naturali o causati dall'uomo. Naturali, parliamo di alluvioni, terremoti, inondazioni, eccetera, e negli ultimi anni abbiamo avuto modo di verificare come non siano eventi proprio trascurabili né occasionali. E poi ci sono gli eventi causati dall'uomo, i disastri causati dall'uomo, quindi parliamo di guerre, disastri industriali e quant'altro. Quindi l'intervento dell'IDMA è un intervento di tipo formativo e di tipo scientifico proprio per ottimizzare la partecipazione attiva durante queste situazioni catastrofiche. Di grande rilievo quindi anche per il nostro territorio, dottore, oggi sono ore molto importanti per quanto riguarda la questione dei vaccini, naturalmente tanta querela per quanto riguarda la sospensione precauzionale di AstraZeneca in attesa di ulteriori sviluppi. Qual è la sua riflessione in merito? Come possiamo restituire fiducia alla popolazione dopo questo stop? Io ritengo che la vaccinazione sia uno strumento indispensabile per poter arginare questa pandemia che oramai non ha più confini. Quindi il vaccino sicuramente è un punto strategico a nostro favore nei riguardi del virus. Bene ha fatto l'EMA, che sarebbe l'Agenzia Europea del Farmaco, delle Medicine, a fare un momento di riflessione in questo momento dove si è ipotizzato, perché dobbiamo dire solamente questo, che qualche decesso che è avvenuto è un decesso dove il nesso causale con la vaccinazione non è stato assolutamente dimostrato, anzi sono state fatte delle autopsie rispetto alle quali questo nesso causale non si è trovato. Comunque bene ha fatto l'EMA a fare questa riflessione, e tra oggi e domani poi avremo tutti quanti le idee un pochino più chiare. Dobbiamo ricordare sempre una cosa, che se andiamo a leggere qualunque bugiardino in qualunque scatola di medicinali che utilizziamo quotidianamente, sicuramente ci sono una serie di controindicazioni rispetto alle quali è bene avere consapevolezza, fare attenzione, però non dobbiamo pensare che quello che è stato messo in relazione alla vaccinazione con il vaccino dell'AstraZeneca sia un fatto eccezionale. E, diciamo, con grossi numeri ovviamente si possono avere delle reazioni avverse. È proprio di numeri che vorrei parlare con lei, soffermarmi ancora su questo aspetto, professore, perché sicuramente quando si parla di vite umane è fondamentale che il tutto sia sotto controllo, specialmente in questo periodo di grande emergenza pandemica. Però parlando di dati, ed è quello che in realtà vorrei su cui vorrei confrontarmi con lei, in Italia i dati al 10 marzo parlavano di circa 30 casi di eventi tromboembolici su circa 5 milioni di persone che avevano ricevuto e che hanno ricevuto il vaccino. Nel Regno Unito invece 13 casi sospetti su 9 milioni di dosi AstraZeneca e 15 casi su 10 milioni di dosi Pfizer. Ora, che cosa c'è da pensare di fronte a queste cifre? Lei poc'anzi ha sicuramente dato una sua prima riflessione, però soffermandoci solo su questo aspetto e quindi sui dati poc'anzi menzionati, sono per l'appunto dati preoccupanti, sono dati incompleti oppure, come faceva appunto notare lei, tollerabili, poiché anche altri farmaci possono restituire medesimi effetti e tra l'altro descritti anche all'interno del bugiardino. Io in verità ho qualche dato un po' differente dai suoi. Nel Regno Unito, ad esempio, ci sono state 13 milioni di vaccinazioni e ci sono stati 275 decessi.
C'è da dire che se andiamo a, come dicevo prima, a aprire qualunque bugiardino, a verificare ad esempio nel bugiardino dei contraccettivi, noi ci troviamo una complicanza, una controindicazione, che è proprio questa, questo del rischio trombotico. Diciamo naturalmente questi vaccini, questi numeri così importanti di pazienti trattati comportano un, sotto l'aspetto mediatico, un riflesso molto importante, perché ovviamente la gente è molto attenta a tutto questo, però sotto l'aspetto statistico non sono numeri impressionanti, sono numeri che ci stanno nella normalità delle cose che possono accadere nel momento in cui vengono assunti farmaci o appunto vengono effettuate vaccinazioni di massa così importanti. Naturalmente con lei abbiamo parlato spesso e volentieri di corretta informazione e proprio in questo periodo storico, in questo momento, in queste ore, da parte della popolazione c'è voglia di rassicurazione, c'è voglia di chiarimento. Come aiutare dunque loro, il pubblico, i cittadini, la popolazione a far in modo che si convincano ancora tutt'oggi a vaccinarsi? La popolazione deve prendere consapevolezza di una cosa, che queste misure restrittive che tutti quanti stiamo patendo sono misure restrittive che finalizzano poi lo star bene. Nel momento in cui noi riduciamo i contagi, nel momento in cui noi acquisiamo consapevolezza che il lavaggio delle mani, l'utilizzo della mascherina sono degli strumenti che evitano contagio tra adulti e ragazzi e viceversa, tutto questo darà la possibilità a chi gestisce il bandolo di questa complicata matassa di poter fare un lavoro più sereno. Quello che ho detto anche altre volte, che secondo me andrebbe rivolto un messaggio molto chiaro, specialmente dai media, ai giovani, perché i giovani sono stati un po' trascurati nella informazione di questa pandemia. Se noi riusciamo a trasmettere a loro in maniera intelligente una serie di informazioni con le quali si fanno capire delle cose e non trasmettiamo a loro solamente una serie di restrizioni rispetto alle quali lo spirito ribelle di chi è giovane può opporre resistenza, allora probabilmente una buona informazione data in ambito scolastico, universitario, televisivo, rivolta prevalentemente a loro, anzi veicolata da quelli che tra di loro possono essere degli opinion leader, secondo me darebbe dei risultati molto importanti, perché la trasmissione in questo momento avviene prevalentemente per negligenza dei ragazzi, però più che di negligenza parlerei di una giusta esuberanza che ha caratterizzato tutti quanti noi in quella fascia d'età. Intanto c'è ancora tanta preoccupazione, professore, perché la situazione legata al Covid resta molto critica. Ieri altri 502 morti, parliamo di una terza ondata, è ufficiale, siamo entrati nella terza ondata, ma è mai avvenuta la fine della seconda, le chiedo. Come determinare anche quest'altro parametro? No, diciamo il fatto nuovo che si sta manifestando da qualche mese è la presenza di queste varianti virali. Non ci troviamo più di fronte solamente al ceppo virale originario, ma a una serie di varianti di questo ceppo originario. E tutto questo ci sta anche perché sono cose già ampiamente trite, ritrite, studiate e ristudiate. Ogni virus dà luogo a delle varianti. Ora l'ultima, ma le dico proprio, le do una notizia dell'ultima ora, è la variante Bretone che si è trovata in Francia. Quindi è l'ultima in ordine di tempo delle varie varianti e pare sia anche una variante abbastanza aggressiva. Una variante aggressiva, quando parliamo di variante aggressiva, professore, parliamo di varianti che possono causare la morte, quindi essere letali? Noi quando parliamo di variante aggressiva parliamo di qualcosa che deve essere individuato in maniera molto tempestiva. Allora al primo sintomo che può essere costituito da un incremento della temperatura, ad esempio,
bisogna procedere immediatamente con un test rapido, che è, diciamo, è il primo passaggio per poi arrivare al tampone molecolare. Il test rapido ci può iniziare a orientare, anche se lo stesso test rapido non sempre ci dà l'assoluta certezza della negatività o della positività della malattia. Però a quel punto conviene iniziare immediatamente la terapia in attesa del tampone molecolare. Molte volte i pazienti sottostimano o si trascurano, per cui arrivano in una condizione, diciamo, di malattia molto avanzata, e questo comporta ovviamente un rischio legato a un ritardo terapeutico che ne può portare anche delle conseguenze molto gravi. Professore, questa situazione in realtà preoccupa la gran parte di noi, perché se a distanza di un anno non riusciamo ancora a debellare il nemico del primo virus, ovvero quello del Covid-19, oggi parliamo di varianti, nuove varianti, quindi risulterà ancora più difficile contrastare e curare queste varianti, perché mi sembra di aver compreso che una cosa è la variante, una cosa è la mutazione del virus. Guardi, in questo momento c'è il mondo scientifico in grandissimo fermento, sono state allertate risorse scientifiche importantissime in tutto il mondo, ci sono dei fondi per la ricerca che prima era impossibile pensare che potessero essere stanziati, per cui diciamo c'è qualcuno che sta facendo il lavoro oscuro, il lavoro in ambito laboratoristico, e sono sicuro che, così come per malattie molto gravi, quali l'AIDS, l'Ebola, la febbre emorragica, il vaiolo, eccetera, eccetera, che pure sono state cause di pandemie importanti, sono sicuro, anzi più che certo, che ne usciremo in un tempo ragionevolmente breve, naturalmente con il sostegno della popolazione che dovrà fare la sua parte. Prima di entrare nel merito, ecco, prima di salutare poi il pubblico e restituire ancora un monito nel tenere l'attenzione ancora alta, le chiedo qual è la situazione di oggi all'interno degli ospedali? Sicuramente c'è una situazione di sovraffollamento, perché dobbiamo considerare che, oltre alle patologie croniche, alle patologie acute che nulla hanno a che vedere con il virus, c'è questo aumento dei ricoveri dovuti appunto alla pandemia, e questo può creare degli intasamenti, anche se le devo dire che dalle informazioni che ho io non credo che ci sia nessuna criticità particolare per la quale bisogni mettere in atto delle attività straordinarie. Gli ospedali riescono a reggere ancora molto bene all'impatto con la pandemia. Attenzione alta, bisogna, ecco, essere ancora responsabili. Oggi siamo in zona rossa, professore, si parla di queste chiusure sino a fine Pasqua, però da quanto compreso dalle sue parole sembrerebbe che queste chiusure potrebbero protrarsi addirittura oltre Pasqua. Qual è il suo pensiero? Il mio pensiero è che innanzitutto queste chiusure, così come detto nei recenti decreti ministeriali, con Pasqua possano assumere una colorazione diversa, e ovviamente dipende anche dall'andamento della curva pandemica. Io credo che se la curva pandemica dovesse avere un trend di crescita, saremmo di fronte a delle scelte obbligate, per cui in maniera molto consapevole tutti quanti dovranno rendersi conto che delle scelte non vengono fatte per castigare la popolazione, ma solamente per proteggerla. Come possiamo, quindi, cosa consigliare al pubblico ad essere responsabile, le classiche precauzioni, professore, o ancora altro da aggiungere? No, io direi di tenere in stato di massima protezione le persone molto anziane, perché sono le persone che hanno comorbilità, quindi facilmente possono diventare
preda del virus, per cui specialmente in questo periodo pasquale, no, benché ci siano delle limitazioni ben precise per gli spostamenti, è bene evitare che persone giovani si rechino dai nonni oppure dei figli si rechino da i parenti molto anziani, perché sicuramente loro possono essere vettori della trasmissione del virus, quindi non sarebbe sicuramente una scelta intelligente per festeggiare, per modo di dire, una Pasqua che sicuramente quest'anno avrà delle connotazioni diverse da quelle degli anni passati, per festeggiare mettendo a rischio la salute dei propri congiunti. Naturalmente igienizzare le mani sempre, il distanziamento. Questo è fondamentale, il distanziamento, la mascherina, l'accurata pulizia delle mani, insomma tutte queste misure igieniche sulle quali devo dire probabilmente per il passato non si è dato un peso particolare. Soprattutto quindi, nella prima fase del lockdown addirittura c'era chi mistificava le mascherine, invece magari avremmo dovuto indossarle da subito. Dobbiamo considerare che ci siamo trovati dalla sera alla mattina a affrontare un nemico che non conoscevamo, di cui ignoravamo la potenza di fuoco, e poi c'era un'informazione che era altalenante, per cui non è arrivato subito un messaggio chiaro alla popolazione. Naturalmente questi tempi di acquisizione di informazione che sono trascorsi hanno comportato una diffusione della pandemia, però attualmente credo che la popolazione ha iniziato a rendersi conto che è partecipe anche del proprio destino, quindi non è solamente affidando ai decreti ministeriali il proprio destino, ma anche affidandolo alla propria intelligenza e alla propria consapevolezza che si riuscirà a uscire da questa storia. Ed è quello che noi ci auguriamo davvero, professore, che possa accadere molto molto presto. Intanto grazie al professor Giuseppe Noschese, presidente IDMA, per essere stato con noi e averci portato appunto il focus sulla pandemia e sulla nostra situazione sanitaria. Buon lavoro e grazie della sua disponibilità. Grazie a voi. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con Mattina 9.